C'è una pace fiscale, la proposta della Lega c'è ed è in Parlamento, pace fiscale fino al 31 dicembre, quindi sospensione di saldi, acconti, versamenti, Equitalia, è quello che chiedono anche i commercialisti e tutti gli imprenditori piccoli e grandi. C'è gente che ha faticato, fino al 31 dicembre lasciamoli a lavorare, lasciamoli riaprire, lasciamoli incassare, fatturare, pagare i fornitori e poi dal 1 gennaio se ne riparla, altrimenti l'accoppiata tasse, Equitalia e ritorno alla legge Fornero, perché di questo si sente parlare, sarebbe la mazzata finale. La triste vicenda di Willy, perché in Italia chi ricorre alla violenza in quel modo brutale è etichettato come fascista? Io conosco una sola violenza, non c'è violenza di destra, di sinistra, milanista, interista, cristiana o buddista, c'è la violenza che va rifiutata sempre e comunque, senza nessun tipo di giustificazione, mai. Quelle sono delle bestie, anzi, mi correggo, sono bestie che sono ricche di dignità, di pazienza e di tolleranza. Quelli sono degli esseri che non meritano nessuna comprensione, nessuna giustificazione. Condanna totale, perché non penso che ci sia un'ideologia, non un'idea, pure qua c'è gente da poco, da niente. Quindi la mia condanna è sempre ferma. Spero che ogni tipo di violenza fisica venga condannata da tutti, perché da qualche altra parte ogni tanto c'è un però, ecco, mettere le mani addosso a un altro essere umano non merita un però, è una pessima parola, anche in queste ore la sto leggendo sul mio conto, però, Salvini, però, no, la violenza va condannata, punto, senza se e senza ma. Mi riferisco a tutti coloro che ritengono normale che uno passeggi per strada per un bel comune come Pontassieve, sì, il sindaco gli dica che non è gradito e poi trovi una persona che gli si attacca al collo, gli strappa la camicia, gli strappa il rosario e qualcuno vada a dire che però, insomma, poverina, avrà avuto i suoi motivi. No, non chiedo vendetta, non mi interessa vederla in carcere, però ecco, lei testa ne ha poca, però politici, scrittori o registi pagati milioni di euro, spesso col denaro pubblico, che giustificano episodi di violenza, non si possono vedere, non si possono sentire. Alcuni hanno detto Salvini soffia sul fuoco. Ecco, quelli che dicono questo sono i primi che istigano la violenza. Io più che proporre idee, girare l'Italia in lungo e in largo, perdonare chi aggredisce, chi insulta, chi minaccia, non posso fare. Chiedere delle regole chiare per l'immigrazione penso che sia un sacrosanto diritto per chiunque. Grazie.